Salve. Ciao. Come? Vedi? Vedi? Io guarda che Bardone è piccolo. Ma tu pronto? Come chi lo ha chiamato? Il sindaco è uno dei primi ad arrivare. Amore, che bello. Che bello. Piccola carrozzina, porta la carrozzina. Signor assessore, posso partire da casa per la sua madre? Bene, prima la cultura, prima bene la professore. Cultura, grazie agli scavi e alla passione di Luciano Molaschi e della sua famiglia. Avanti, avanti, due parole perché, come avete visto, quest'anno abbiamo scritto incontriamo i Longobardi, valorizziamo finalmente ciò che è stato trovato in questo luogo. Dai tabelloni risultano due tombe, in realtà mi diceva Luciano Molaschi che sono state trovate tre tombe. Nell'ottobre del 2004 il signor Molaschi, immagino con i figli, ha cominciato a scavare qua. E che cosa ha trovato? Ha cominciato a trovare prima una tomba. Questo è il signor Molaschi. Di queste due tombe si parlano i tabelloni che sono là. Poi mi diceva prima, precisiamo che è stata trovata una terza tomba. Sono arrivati gli esperti e come vedete dai tabelloni hanno ipotizzato che siano tombe e non hanno smentito, quindi noi le prendiamo per buone queste parole, tombe longobarde. Coltivazione dei Longobardi qua, erano arrivati alla fine del 500, stiamo parlando 500, non 1500, erano arrivati provenendo dalla zona dell'attuale Ungheria, diciamo, e prima erano partiti più a nord, e qui cosa ci facevano? Erano venuti a conquistare l'Italia. Qui sono stati trovati alcuni reperti, finalmente abbiamo a disposizione delle fotografie e la ricerca che ha fatto Paolo, l'assessore Paolo Vendramini e la Francesca Dal Borgo, e quindi grazie anche all'iniziativa di Italo sono stati stampati quei tabelloni in modo da dare anche un po' di visibilità ai nostri Longobardi, antenati del nostro Ido e di tutti gli abitanti di Reveane, di loro antenati. Ecco, allora Luciano ci teneva a far vedere quella pietra laggiù sotto. Pietra di Castellavazzo. Sapete che qui sopra c'era una chiesa, adesso c'è un piccolo colle, la chiesa di San Pietro, non l'attuale chiesa di Reveane, ma un'altra chiesa di cui abbiamo parlato il giorno della festa di San Pietro.
Quindi una terza tomba, quindi prima di un bambino, poi di un guerriero, sì. E la terza non si sa. Un giovane di 15 anni. Un giovane di 15 anni. Con un coltellino sotto la schiena. Con un coltellino sotto la schiena, questa è proprio una primizia, questa terza tomba di cui ci parla Luciano Molaschi. La pietra era sopra il bambino. La pietra era sulla tomba del bambino. Ecco. E naturalmente hanno ricoperto tutto. Hanno portato via ciò che c'era da portare, portato via nel senso di portato a restaurare, e chissà mai se tornerà indietro questo materiale, ma noi speriamo sempre bene. Parlare con le autorità. Speriamo sempre bene, intanto che ce lo tengano bene, che non ce lo perdano, come è successo per altro materiale, credo, ma non si accusa nessuno perché non sappiamo più. Ecco. E è stato ricoperto, sappiamo che qui potrebbero esserci anche altre tombe ed altri reperti. Le mura? Del fabbricato. E c'era anche, ho trovato anche le fondazioni di un fabbricato, sì. Di un fabbricato. Allora, io intanto farei un applauso qui alla famiglia Molaschi, Luciano e la sua famiglia, perché è grazie a loro che possiamo dire i nostri antenati longobardi. Poi su in paese hanno fatto anche un murale che rappresenta la situazione. Uno potrebbe dire, ma paese fuori dal mondo delle rane, no? Fuori dal mondo, non c'è l'autostrada di Alemania che passa per di qua. Dobbiamo immaginare che laggiù c'era una grande palude, di là c'erano delle strade, di qua c'erano altre strade, strade che noi abbiamo anche valorizzato, almeno parzialmente, con questo cammino. Qui poi ce n'era una che proseguiva per Rorei, la via, andava su gli attuali Mazzucchi e verso la Pieve, c'erano le Pievi, la Pieve di Cavola e la Pieve dal Pago. Basta perché sennò la facciamo troppo bene. Sì, sì, perché probabilmente dovendo pagare sul ponte di Capo di Ponte, ponte di Capo di Ponte, non il ponte di Santa Caterina, ponte di Capo di Ponte si chiama, quello è il suo nome sacrosanto storico, anticamente però anche ponte di Polpetto, la prima testimonianza ponte di Polpetto. Ecco, allora, di qua forse non pagando determinati dazi probabilmente proseguivano verso nord fino a Codisago, e quindi anche queste sono tutte le strade da valorizzare in sinistra Piave, in destra Rai, sinistra Piave, giusto? Destra Rai, sinistra Piave. Sarà per quel che probabilmente anche con questi sentieri da Erto e da Casso sono venuti da questa parte. Se non ci fossero stati i sentieri da restare in sinistra Piave, probabilmente non avrebbero messo gli occhi i tuoi antenati sulla... Sto parlando con Guido, pardon. E non avrebbero messo gli occhi su alcuni appezzamenti di terra, che sono ben due, no? Uno lassù ai Cassani e quell'altro via ai Mazzucchi. Probabilmente qui erano... E anche qua giù, Manarin. Ecco, e quindi non avrebbero messo gli occhi su queste terre così belle, così solatie, si direbbe, e così storicamente importanti, invece una volta andavano anche tanto a piedi, ecco, sì. E andavano anche e si fermavano e chiedevano ospitalità, eccetera. E quindi noi rifacciamo il cammino andando a piedi, chiedendo ospitalità, ringraziando i signori Molaschi. E anche la frazione di Reviane, perché c'è la sosta qua con un piccolo rinfresco. Ecco, c'è qui il capo frazione, un saluto dal capo frazione. Allora, intanto grazie della vostra partecipazione, noi Reviane siamo sempre contenti di ospitare e di presentare quello che abbiamo, grazie a Luciano che è sempre molto disponibile e pronto a far sì che queste scoperte che sono venute fuori dai suoi cantieri siano di pubblico dominio, perché comunque hanno sicuramente un valore storico che è condivisibile con tutti. Buon cammino, grazie e buona giornata. Bene. Ecco, grazie, grazie, questa era una sosta speciale, incontriamo i Longobardi, poi ci fermiamo un attimo ancora a Reviane e poi proseguiamo, grazie di nuovo. È stata la battuta all'inizio dell'Ottocento e poi successivamente è stata costruita questa, e quindi lì sarebbe forse interessante scavare, valorizzare, fare un parco archeologico, ma insomma i nostri figli saranno più saggi di noi. Andiamo. No, col caffè così vuol dire...